Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo qualcosa di davvero speciale, un progetto di ricerca e si chiama Memobo. Memobo è un progetto di ricerca che metterà online, dopo ovviamente tutto un lavoro complesso e anche abbastanza lungo, i memoriali bolognesi e la loro schedatura. I memoriali bolognesi sono 322 registri redatti dal 1265 al 1452, conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna, che è partner del progetto insieme all'Università degli Studi di Bologna. Ma io, come mia abitudine, non voglio rubare tempo ai nostri ospiti, e quindi lascio subito la parola a chi comincerà a parlarci di questo progetto, che è Maria Giuseppina Muzzarelli. Prego, professoressa, a lei. Buongiorno, sono Maria Giuseppina Muzzarelli, insegno storia medievale all'Università di Bologna e da molti anni apprezzo e utilizzo il materiale che è confluito in queste centinaia di volumi dei memoriali, e soprattutto questo è materiale che è stato affidato ai nostri studenti, laureandi e dottorandi, quando preparati, quando in grado di affrontare con una certa preparazione paleografica, soprattutto oltre che archivistica, affidati ai nostri studenti per compiere delle ricerche. Si tratta infatti, e anche questo faceva parte del titolo originario, di un mare magnum di possibilità. Queste centinaia di volumi che registrano atti di varia natura costituiscono una sorta di possibilità di radiografare la vita cittadina. Infatti, in questi volumi sono registrati tutti gli atti che riguardano acquisti, convenzioni, stipule che abbiano un coinvolgimento economico superiore alle 20 lire. Quindi ogni operazione economica, che non è mai solo economica, che ha avuto luogo in città, trova qui registrazione. È evidente che è uno spaccato di società di straordinario interesse, tutt'altro che facile da affrontare, e quindi è un lavoro che è stato più volte avviato, ma che necessitava, secondo me, secondo noi, di una razionalizzazione. La razionalizzazione è consistita in questo: da un paio d'anni abbiamo messo insieme un pool di colleghi, storici del Medioevo, paleografi, persone anche con interesse archivistico, che assieme all'Archivio di Stato, che è il fulcro, il centro di questo nostro progetto, perché è nell'Archivio di Stato che sono custoditi e resi consultabili, Covid permettendo, si intende, questi materiali, bene, assieme all'Archivio di Stato abbiamo cominciato a pensare come fare a rendere più facile la vita a chi vuole studiare vari aspetti della vita sociale, non so, chi vuole occuparsi della seta, chi vuole occuparsi degli ebrei, chi vuole occuparsi dai maestri dello studio, utilizzando le testimonianze e le informazioni contenute in questi volumi. Per fare questo abbiamo cominciato, come dicevo poc'anzi, circa un paio d'anni fa, non solo a individuare colleghi che possono essere con noi, ma soprattutto a individuare persone che siano capaci di leggere questi documenti e che siano capaci di insegnare ad altri a leggere questi documenti, che già profila anche una sorta di catena di compiti e di trasmissioni, di eredità di sapere, che è già di per sé un elemento importante, un valore, e abbiamo cercato qualcuno che ci potesse dare una mano dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico. Certo, non siamo riusciti ad arrivare a grandissimi risultati, però siamo riusciti a coinvolgere, ed è stato un coinvolgimento felice, la ditta Regesta, che ha operato e ha messo in piedi, diciamo, un sistema per raccogliere e sistematizzare online, su un database, insomma, tutto questo materiale. Anche questo ha comportato molti incontri, discussioni, come far comparire le singole informazioni, quando e come scegliere cosa far
accadere e cosa no. Potete immaginare che sia stato un lavoro anche solo così preparatorio, lungo, intenso e che non è certo finito. Poi si è trattato di cercare un minimo di aiuto economico per dare una veramente piccolissima retribuzione a chi doveva impegnarsi e a lungo per leggere, decodificare, interpretare questi documenti che non sono di facile lettura e scegliere sulla base delle indicazioni avute cosa far comparire nella raccolta dei dati. La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che ha una linea di finanziamento dedicata alla cultura, ha creduto in questo nostro progetto e ci ha sostenuto per 2 anni, questo è il secondo anno, in questa nostra iniziativa. Somme, diciamo, molto contenute, che però hanno consentito di avviare l'impresa, perché di impresa si tratta. Impresa dalla quale ci aspettiamo, certo, non un avvio al fulmicotone e un cammino rapido con grandi soddisfazioni. Ci basta riuscire a vedere che il nostro progetto è inteso, che si riesce a capire il valore e che si riesce a comprendere che buttandosi in questo mare magnum si riesce ad emergere tenendo fra le mani informazioni le più svariate. Il collega Antonio Ivampini ha usato questo materiale per scoprire le prime presenze di prestatori ebrei. Recentemente un collega ha usato questo materiale per retrodatare di 30 anni il primo filatoio da seta e molti altri casi potranno essere ricostruiti. Quindi si tratta di far conoscere alle persone che ci ascoltano qual è la nostra idea, e cioè impiegare il maggior numero di persone possibili per arricchire la nostra banca dati di informazioni e dati ricavabili da questo magnum, e si tratta di trovare anche persone, istituzioni che credano nel nostro progetto e ci aiutino a farlo crescere. Bene, ora passo la parola al collega Tommaso Duranti, che illustrerà altri aspetti di questa nostra iniziativa, e immagino che alla fine, dopo anche gli arricchimenti che verranno da Massimo Giansante e da Maddalena Modesti, ci sia un'idea, non dico completa, ma meno approssimativa del senso di questa iniziativa, che per noi è molto importante e per la quale chiediamo un po' l'aiuto di tutti. A te, Tommaso. Grazie, Giuseppina. Io saluto anch'io le amiche e gli amici di Italia Medievale. Io sono Tommaso Duranti, sono anch'io docente di storia medievale presso l'Università di Bologna. Vi introdurrò brevissimamente la struttura, l'idea del nostro progetto, per poi lasciare la parola ai colleghi che andranno un po' più al centro della fonte che stiamo in qualche modo trattando. L'idea di base è un'idea apparentemente semplice nella sua natura, è quella di creare uno strumento non è però una declinazione negativa di un oggetto di ricerca, anzi è un punto di partenza fondamentale, proprio perché serve, necessario, indispensabile a studiare questi documenti, soprattutto nella loro serialità, quindi non tanto singoli casi che sono spesso stati utilizzati dagli studiosi, ma presentarli appunto potenzialmente nella loro totale serialità per avere una massa anche di dati disponibili su cui poter aprire nuove riflessioni storiografiche, di storia economica e, come diceva Giuseppina Muzzarelli, non soltanto economica. E poi questo è un modo, ci pare, qui nasce poi anche l'assoluta collaborazione, indispensabile collaborazione con l'Archivio di Stato nell'idea di valorizzare quello che noi consideriamo un patrimonio cittadino alla pari delle tagliatelle al ragù, come dicevamo prima, almeno alla pari, è un patrimonio della città e come tale merita, secondo noi, di essere appunto conosciuto ulteriormente, perché è molto noto, è noto a livello internazionale, valorizzato, reso fruibile. L'idea dello strumento online ci permette proprio questa fruizione contemporanea da ogni parte del mondo, e anche in parte almeno l'idea di tutelare questo bene, di renderlo non eterno, certo, ma proteggerlo anche dalla possibilità di dispersione o di rovina. Noi abbiamo iniziato con una fase, per così dire, test, come vi accennava poco fa Giuseppina Mozzarelli, che è stata, diciamo, la collaborazione a stretto gomito con Regesta,
per tentare e riuscire a elaborare delle strategie che potremmo definire di traduzione dal documento al web. Chiunque si occupi, sono diversi progetti di Digital Humanities in atto nel mondo per fortuna, sa che rendere fruibili documenti e dati non è un semplice trasferimento di media, di supporto, ma si tratta proprio di maneggiare, rielaborare i dati presenti per renderli appunto fruibili attraverso uno strumento così diverso come è quello della rete. Questi diversi dati sono di natura molteplice, sono di natura giuridica, quindi la tipologia degli atti, gli attori che intervengono, attori e destinatari, i testimoni presenti agli atti, che sono un dato fondamentale nella ricostruzione prosopografica della vita di un comune medievale, ma anche gli oggetti naturalmente di queste transazioni, gli oggetti materiali, gli oggetti mobili e immobili e quant'altro. Oltre a questo c'era la necessità e c'è la necessità di rispettare e rendere esplicite le gerarchie, le relazioni delle informazioni interne ai documenti e renderle appunto disponibili anche sullo strumento online e quindi mantenere il più possibile riconoscibile la struttura e l'unità di ogni singolo documento e del loro insieme nei registri. Questa fase appunto è stata sottoposta a un test preliminare grazie ai fondi della Fondazione del Monte di Bologna di Ravenna attraverso la schedatura di due registri, il 69 dell'anno 1287, che è forse il più noto registro della serie dei memoriali perché contiene le prime attestazioni di versi danteschi, poi ne risentirete parlare, e il 229, che è un registro dell'anno 1348, quindi dell'anno in cui Bologna venne raggiunta dall'epidemia di peste, con un chiaro naturalmente rimando all'attualità. Ora siamo in una fase operativa in cui prosegue la schedatura di questi due registri e poi è stato iniziato il lavoro sul primo memoriale, poiché da questo momento in poi, speriamo insomma per un lungo tempo, seguiremo un andamento cronologico, quindi il tentativo è quello di mappare possibilmente tutto il fondo. Un altro aspetto che vi è stato già accennato, che noi consideriamo imprescindibile, non è un orpello, è parte integrante quanto la schedatura, è la questione della formazione. Noi abbiamo coinvolto fin da subito giovani ricercatori e giovani ricercatrici. Con questa etichetta a volte poco felice intendiamo diverse persone di diverso gradino nella loro formazione, dai laureandi ai laureati, ai dottorandi di ricerca, i dottori di ricerca e anche gli assegnisti di ricerca, quindi una, diciamo, persone che sono a un diverso grado appunto della loro formazione, del loro avvio al mestiere di storico. E questo ci sembra imprescindibile perché si tratta di un continuo scambio tra generazioni differenti che quindi hanno approcci anche sensibilità differenti che possono essere integrate e perché il nostro compito è formare e quindi rendere persone un po' più giovani scientificamente di noi capaci di camminare con le proprie gambe e noi speriamo anche a breve di portare avanti questo ed altri progetti anche senza di noi. L'aspetto della formazione però l'abbiamo fatto anche così, per così dire, retrocedere addirittura di un passo, perché ci sembra importante coinvolgere, far conoscere le sfide poste dalle cosiddette digital humanities, le opportunità e le difficoltà dell'uso degli strumenti digitali, anche alle studentesse e agli studenti che ancora stanno percorrendo il loro, la loro esperienza universitaria, per fargli toccare con mano come uno storico lavora e uno storico oggi lavora anche con questi mezzi e quindi ha una serie di sfide che banalmente fino a 30 anni fa non c'erano, ce n'erano delle altre naturalmente. In questo modo vogliamo appunto dare un assaggio, loro un assaggio che però non sia soltanto teorico ma che li metta anche a toccare con mano questo, questo aspetto e quindi la possibilità che i docenti universitari già percorrono
ma diciamo abbiamo reso sistematizzata e coordinata di svolgere la propria tesi di laurea magistrale all'interno del progetto, oppure i tirocini curriculari all'interno del progetto, e in più per chi ancora deve arrivare alla laurea ci teniamo tutti abbastanza, perché insomma è un po' una novità in questo senso, l'apertura dal prossimo anno accademico di un laboratorio all'interno del corso di laurea magistrale in scienze storiche e orientalistiche, in cui fare appunto coinvolgere studentesse e studenti e diversi relatori, per così dire. Noi quattro, diciamo così, direttamente interessati al progetto di cui stiamo parlando, ma anche colleghe e colleghi che si occupano di diversi aspetti che rientrano tutti nel grande mare magnum, appunto, che si apre parlando di memoriali. Quindi paleografi, diplomatisti, specialisti di digital humanities, anche persone che lavorano nel mondo dell'informatica e che dunque danno anche una visione, diciamo, dall'altro lato della questione, che ci sembra appunto indispensabile per i futuri storici che stiamo formando. Sempre in questo senso va anche la giornata di studi che è stata prevista, che è prevista, che avrà luogo il 17 e il 18 settembre, che sarà un momento certo di presentazione in un qualche modo alla comunità scientifica del progetto e degli step che stiamo percorrendo, ma anche un momento appunto di incontro tra diverse voci e diverse esperienze, sia da un punto di vista disciplinare, quindi come dicevo poco fa per il laboratorio, sia dal punto di vista, chiamiamolo, geografico, quindi con la partecipazione di colleghi di università italiane e università europee che hanno in corso o appena concluso progetti analoghi, quindi di trasferimento e di traduzione di fondi documentari archivistici sul web. Questo ci sembra indispensabile per fare rete, per scambiarci esperienze, problemi, consigli, e anche per creare, diciamo, un team che possa in un qualche modo, come potete immaginare, è uno dei temi sensibili di ogni progetto di ricerca, di accedere a linee di finanziamento, diciamo, consistenti, perché la mole, insomma, del fondo documentario prevede la necessità di far intervenire molte persone al lavoro in questo progetto, e noi crediamo fermamente che ogni lavoro debba essere giustamente retribuito, e quindi questo è indispensabile. Concludo dicendo che abbiamo un sito del progetto ospitato dal server di Ateneo, nel quale è possibile già adesso, insomma, venire a conoscenza di quelli che sono appunto i vari passaggi del nostro progetto, delle informazioni legate alla fonte dei memoriali, e che dall'autunno ospiterà anche una sezione che chiamiamo in un modo un po' così familiare pillole di memoriali, che saranno degli aggiornamenti periodici che permettano di far conoscere anche a un pubblico, diciamo, non accademico, non direttamente coinvolto nella ricerca, l'importanza di questa fonte nello studio del comune medievale, non soltanto del comune di Bologna, della società bolognese, perché il case study è talmente ampio che ha un interesse anche di natura generale, quindi sia ricerche del passato che hanno utilizzato queste fonti, sia possibili aperture di nuovi indirizzi, e anche in questo, insomma, sarà soprattutto, diciamo, la componente più giovane in qualche modo a cercare di individuare nuove possibili linee di ricerca. Ripeto, al contempo mostrando anche in pillole, appunto, quali apporti i memoriali abbiano dato già fino a ora, quindi quanto fondamentali, indispensabili siano stati per la ricerca storiografica, ma di questo ci parlerà poi più tardi, credo, Massimo Giansante. Per capire adesso un po' meglio, appunto, qual è la fonte che stiamo così tanto nominando, passo la parola alla collega Maddalena Modesti, e vi ringrazio. Grazie Tommaso, e anzitutto vorrei ringraziare anche io gli amici di Italia Medievale per aver organizzato questo incontro, per aver offerto questa vetrina al progetto a cui stiamo
lavorando. E come ha detto poco fa Tommaso, a me spetta ora il compito di raccontarvi un po' più da vicino la storia dei memoriali. Ebbene, l'ufficio dei memoriali fu istituito nel 1265 in un clima di forti tensioni tra le fazioni politiche cittadine bolognesi e di grave crisi delle istituzioni comunali. Il contesto politico che fa da sfondo al provvedimento è assai complesso, vedendo sovrapporsi e contrapporsi anche diverse forze e istanze sia a livello locale sia sul più ampio scacchiere politico italiano. Scontri acutizzatisi con la polarizzazione a Bologna del conflitto fra la fazione dei cosiddetti geremei di orientamento guelfo e quella dei lambertazzi di parte ghibellina. Scontri peraltro che non cessarono nemmeno dopo l'esilio degli esponenti più facinorosi delle due fazioni voluto dal podestà nell'agosto del 1243. In questo acceso scenario cittadino vide appunto la luce l'ufficio dei memoriali e adesso vedremo un po' meglio come. Per superare la situazione di grave crisi e di grave instabilità politica e sociale, si stabilì infatti che i poteri venissero affidati, poteri straordinari, a podestà super partes, che avessero proprio il compito di arginare le tensioni in atto. La scelta cadde su Loderingo degli Andalò e Catalano di Guido d'Ostia, i due famosi frati dell'ordine dei Milites Beate Mariae Virginis, detto anche dei cosiddetti frati gaudenti, ricordati da Dante fra gli ipocriti nel canto 23° dell'Inferno. I due frati promossero una politica di pacificazione sociale operando in particolare attraverso una maggiore disciplina e un miglior controllo degli strumenta, vale a dire degli atti notarili che venivano stipulati nel territorio. Vi erano infatti frequenti episodi di corruzione o di frode e i notai cittadini non si dimostravano sempre all'altezza del loro compito professionale. Inoltre, un altro elemento di forte e grave incertezza veniva dalla conservazione degli atti fra i privati, che fino a quel momento era stata affidata pressoché in esclusiva agli stessi notai, ma che in realtà presentava un forte rischio di dispersioni, di perdite o di anche danni materiali. In questo contesto non erano infrequenti i casi di corruzione, ma anche di atti falsificati o intercolati o addirittura perduti. E tutto questo naturalmente a discapito della certezza dei diritti delle parti. Ebbene, pochi mesi dopo il loro insediamento, cioè in particolare nell'aprile, alla fine dell'aprile del 1265, Loderingo e Catalano emanarono alcuni ordinamenti e fra questi in particolare la rubrica 41 sanciva ufficialmente l'istituzione dell'ufficio dei memoriali, stabilendo che tutti i contratti, le confessioni extragiudiziali, le convenzioni, i patti, ma anche gli atti di ultima volontà e poi anche successivamente gli atti di emancipazione rogati in città o nei borghi circostanti e aventi un valore superiore alle 20 lire di bolognini, che era un valore sicuramente così da poco, dovessero essere trascritti in maniera sintetica e per estratti all'interno di appositi giuridici, appositi registri che presero proprio il nome dall'ufficio e quindi vennero chiamati da quel momento in poi registri dei memoriali. Ecco, le norme fissate dai due frati gaudenti disciplinavano accuratamente anche tempi, modi di stesura e contenuti stessi dei registri.
Questi infatti erano redatti da quattro notai di nomina pubblica, almeno inizialmente, poi il numero crebbe nel tempo, un notaio per ogni quartiere della città. E la registrazione doveva avvenire obbligatoriamente il giorno stesso della stipula dell'atto o al massimo il giorno successivo, ad eccezione degli atti che venivano stipulati in prossimità delle festività principali, per i quali vi erano margini temporali un po' più ampi. In caso contrario, gli atti venivano considerati nulli e di nessun valore. I quattro tabellioni addetti all'ufficio dei memoriali rimanevano in carica per 6 mesi, durante i quali tenevano i loro banchi in alcuni punti strategici della città, vicini ai centri nevralgici della politica cittadina, degli affari e dei mercati urbani, come ad esempio il Palazzo del Podestà, l'area del Cambio, situato vicino al mercato di Porta Ravegnana, o anche il cosiddetto Forum Bononie nella zona dell'attuale piazza 8 Agosto, dove si svolgevano le contrattazioni tra gli abitanti della città e quelli e i produttori che venivano dal contado. Terminato l'incarico semestrale, ogni notaio era tenuto a depositare il registro originale presso l'archivio pubblico del comune di Bologna, la cosiddetta Camera Actorum, che ne avrebbe curato la conservazione e che a partire dal 1390 ebbe sede presso l'attuale Palazzo Reenzo. Inoltre, a maggior tutela delle parti, il notaio pubblico doveva eseguire anche 2 copie del proprio registro e depositarne una presso il convento di San Domenico e l'altra presso quello di San Francesco. Da questi registri le parti, poi i cittadini, avrebbero potuto all'occorrenza avrebbero potuto prenderne visione e anche chiedere l'estrazione di copie autentiche dei singoli atti in caso, ad esempio, di contestazioni o di processi. L'ufficio dei memoriali veniva quindi istituito con lo scopo di garantire la certezza dei diritti delle parti, contrastando la corruzione, le frodi e le falsificazioni. Era insomma uno strumento avanzatissimo e moderno, potremmo dire proprio all'avanguardia per i tempi, per garantire memoria e certificazione dell'avvenuta erogazione dell'atto giuridico, come ha giustamente osservato Duana Morelli, tutelando la volontà dei privati attraverso la conservazione nel tempo dei singoli atti e dando inoltre ad essi una forma, una sorta di forma di pubblicità. La registrazione degli atti nei memoriali inoltre assicurava anche il rispetto della data certa dell'atto giuridico. Gli statuti stabilivano poi anche quali tipologie di atti e quali elementi dell'instrumentum notarile i tabelloni dovevano necessariamente trascrivere all'interno dei registri. E per questa ragione ogni volume presenta una struttura tutto sommato abbastanza schematica e ripetitiva, nonostante poi nel tempo la disciplina che regolamentava questi aspetti sia mutata. In particolare ai notai pubblici era chiesto di riportare all'interno dei registri tutti gli elementi essenziali dei singoli atti stipulati, secondo una logica di sintesi, non scissa però dal requisito sempre irrinunciabile della chiarezza. Così, ad esempio, per gli atti compiuti inter vivos dovevano essere registrate necessariamente i nomi delle parti, l'oggetto della contrattazione, ma anche il suo valore, e naturalmente tutti questi elementi offrono a noi oggi un insieme di informazioni storiche preziosissime ed estremamente ricche, che il progetto mira proprio a valorizzare. Ecco. Inoltre erano presenti anche le cosiddette pubblicazioni, cioè quegli elementi di cornice dell'atto, possiamo dire, che erano tesi a fissare le coordinate spazio-temporali dell'atto stesso, quali ad esempio
appunto il nome dei testimoni o il nome del notaio rogatario, naturalmente la data e il luogo di rogazione. Successivamente nel tempo alla struttura tutto sommato molto sintetica ed essenziale degli atti si sostituì una stesura sempre più ampia e completa degli stessi. Va detto inoltre, questo è un altro elemento di importanza che credo vada sottolineato proprio per dare un'idea delle potenzialità di queste fonti, sta nel fatto che all'interno dei singoli volumi gli atti erano registrati in ordine cronologico e in modo continuo. Come da prassi ormai consueta per il tempo, i notai si promuravano inoltre di non lasciare spazi bianchi fra un atto e l'altro, anche per evitare potenziali interpolazioni o inserzioni fraudolente a posteriori. E per questo erano soliti annullare le sezioni o le carte rimaste vuote con tratti di penna. Capitava poi che all'interno di alcune aree rimaste bianche, alcune carte o alcuni spazi rimasti bianchi all'interno di questi registri, i notai inserissero invece testi extra documentari, come ad esempio poesie e preghiere. All'interno di alcuni volumi, in particolare databili diciamo tra la fine tra gli ultimi anni del 200 e i primi del 300, si possono leggere infatti diverse testimonianze letterarie di vario genere e stravaganti rispetto al contesto giuridico notarile, possiamo dire. Si tratta per lo più di poesie di carattere religioso, ma anche di precoci attestazioni della lirica italiana in volgare, da Guinizelli a Cavalcanti, Cino da Pistoia, fino ad alcune famosissime attestazioni dantesche, come il sonetto della Garisenda, ma anche alcuni versi della Commedia e altri compendimenti del poeta fiorentino che testimoniano oggi il precoce successo, possiamo dire, la circolazione, la diffusione che queste opere ebbero a Bologna in ambiente notarile. Il fenomeno naturalmente è stato molto studiato, e di questo ci parlerà, credo, Massimo Giansante fra poco, ma vale la pena ripercorrerlo perché contribuisce a far luce sulla vivacità e sullo spessore della cultura dei notai bolognesi e su quello che lo stesso Giansante ha definito il polimorfismo della loro cultura. Professionisti che si sono formati nelle scuole di arti liberali e hanno studiato dictamen prima per specializzarsi poi negli studi giuridici e nelle scuole di ars notarie. Ecco, come è stato ricordato poco fa, l'attività dell'ufficio dei memoriali si protrasse ininterrotta e con poche variazioni per vari secoli fino alla metà del XV secolo, quando ha trasferito i suoi compiti al moderno ufficio del registro di nuova istituzione. E della sua attività sono testimonianza preziosissima e unica, possiamo dire, almeno per antichità, i 322 registri superstiti che sono conservati oggi presso l'Archivio di Stato di Bologna. Ecco, sebbene per raggiungere brevemente al termine, vorrei sottolineare solamente alcuni ultimi aspetti. Sebbene gli atti registrati all'interno dei memoriali riportino solo le contrattazioni di maggior valore stipulate in città, e quindi si possa ipotizzare, come ha fatto Giorgio Tamba, che il numero complessivo delle contrattazioni effettuate a Bologna fosse in realtà di gran lunga maggiore rispetto a quello testimoniato dai memoriali, e di fatto essi ci restituiscono oggi una fotografia straordinaria per consistenza, per qualità e soprattutto per continuità della documentazione, che rappresenta una
ponte dalle potenzialità straordinarie per ricostruire la vita economica, giuridica, ma anche culturale e politica della società bolognese. Una fotografia in presa diretta, potremmo dire, di tutta la variegata e multiforme storia economica e sociale bolognese dai tempi di Dante fino al Rinascimento. La raccolta dei dati estrapolati dai quasi milioni di atti, quindi un passaggio fondamentale di conoscenza per la costruzione, per la ricostruzione storica del passato, e necessita naturalmente di un lavoro di equipe, aprendo la strada a interventi e a studi specialistici di settore, ma anche all'osservazione di fenomeni nell'ottica, diciamo, non solo sincronica, ma nel lungo periodo, ecco, consentendo di cogliere momenti di continuità e momenti anche di cambiamento, e offrendoci una messe davvero straordinaria di informazioni storiche vive, ecco, potremmo dire vive e parlanti. Quindi si tratta evidentemente di una fonte di inestimabile valore e di grandissime potenzialità per la ricostruzione della società cosmopolita di Bologna nel basso Medioevo. Io mi fermerei qui a questo punto e lascerei la parola invece a Massimo Giansante. Grazie. Molte grazie, Maddalena. Io sono il vice direttore dell'Archivio di Stato, quindi qui sono nel ruolo di chi è deputato alla conservazione della memoria documentaria, ma anche alla sua valorizzazione, naturalmente. E infatti le parole che vorrei dirvi ora riguardano quella che possiamo definire la fortuna dei memoriali, cioè in che modo, quanto questa fonte, della cui ricchezza già avete sentito parlare ampiamente da chi mi ha preceduto, in che modo questa fonte sia stata utilizzata, in che modo si sia realizzato un accesso a questa fonte nel corso dei secoli, e direi fin dalla istituzione dell'ufficio e quindi fin dalla produzione dei primi registri, perché, come ha detto Maddalena, i memoriali sono stati istituiti nel 1265 e quindi sono perfettamente coetanei di Dante. Il nome di Dante è affiorato più volte e non a caso, non solo perché di Dante in questo periodo parliamo spesso e giustamente, ma anche perché Dante è strettamente connesso al tema di cui stiamo parlando. I memoriali e Dante sono coetanei, non solo, ma i memoriali sono una creatura dei frati gaudenti, come avete sentito dire, e cioè dei due personaggi che Dante condanna senza appello come emblemi di assoluta ipocrisia nel ventitresimo dell'inferno. Ora, questa condanna, come spesso accade nel caso di Dante, che noi amiamo immensamente come poeta, ma che come fonte storica è da considerare con molta cautela. In questo caso, per esempio, la condanna di Dante dei frati gaudenti è una condanna dettata da una prevenzione politica e ideologica molto forte. Il giudizio di Dante sui frati gaudenti è molto condizionato dalla sua valutazione dell'esperienza politica dei frati gaudenti a Firenze, mentre la valutazione storica sull'operato dei frati gaudenti a Bologna non è affatto così negativa, direi tutt'altro, soprattutto in relazione al ruolo che, come avete sentito, hanno avuto di governo straordinario, oggi diremmo, e quindi anche di legislazione straordinaria da loro promossa e realizzata nel 1265, e proprio in merito alla istituzione dei memoriali, che fu, come ha detto Maddalena, un intervento politico-amministrativo assolutamente rivoluzionario e indubbiamente all'avanguardia per i tempi. E è un intervento che ebbe effetti molto molto positivi.
dal punto di vista sociale e della gestione della documentazione, della memoria collettiva, della memoria documentaria collettiva. Perché grazie a questa istituzione si realizzò una situazione di consultabilità e di conservazione permanente dei contratti, delle transazioni, diciamo oggi diremmo una tutela di aspetti di trasparenza della documentazione e di autenticità della documentazione, cioè esattamente il contrario di ciò di cui Dante accusa gli istitutori della serie. Perché appunto questa istituzione ebbe l'effetto di garantire trasparenza e autenticità. Oltre a questo, i memoriali istituiti dai frati Gaudenti avranno un ruolo centralissimo, fondamentale, proprio nel tramandare l'opera di Dante, che quindi in questo pecca doppiamente di ingenerosa valutazione nei confronti dei frati Gaudenti. Per molto tempo la fruizione dei memoriali fu esclusivamente di tipo giuridico e amministrativo, cioè la loro conservazione all'interno della Camera Actorum, cioè dell'archivio pubblico, finalizzata a conservare i documenti e a garantire l'accesso dei cittadini ai documenti. Abbiamo numerosissime testimonianze di questo accesso dei cittadini ai memoriali nelle migliaia di cedole che si conservano nell'archivio dell'archivio, cedole con le quali i cittadini che ne avevano bisogno richiedevano l'accesso alla documentazione, oggi diremmo, e anche richiedevano l'attestazione dell'avvenuta registrazione dei contratti che li riguardavano nei libri destinati appunto a questa funzione. Per quali motivi? Per esigenze che i cittadini potevano avere di documentazione da produrre in giudizio o comunque da produrre in casi, in circostanze di contestazioni giuridiche e patrimoniali. Ecco, questo sia in età comunale, sia in età signorile, sia in età nella prima età pontificia, perché poi l'ufficio dei memoriali si connette perfettamente alla metà del 400 a quello che sarà l'ufficio del registro, che è un'istituzione tuttora in vigore. Quindi questo fenomeno, questo sistema di registrazione della contrattazione degli atti notarili nel caso di Bologna va ininterrottamente dal 1265 ai giorni nostri, quindi è un fenomeno assolutamente straordinario. Si può dire che quindi prima della grande stagione della storiografia positivista, quindi prima dell'istituzione dell'archivio di Stato, diciamo, la valorizzazione dei memoriali come fonte storica fu un fenomeno assolutamente episodico. Uno di questi episodi, molto significativo però, furono le ricerche di Lodovico Savioli. Lodovico Savioli è un personaggio molto interessante, di erudito e storico della seconda metà del Settecento, che pubblicò un'opera che tuttora si consulta proficuamente, che sono gli annali bolognesi. Ebbene, Savioli nel redigere questa sua opera di tipo analistico, quindi di cronaca della vicenda cittadina, aveva accesso, in quanto esponente dell'aristocrazia bolognese, aveva accesso alla Camera degli Atti, cosa che non tutti potevano vantare. E grazie a questo suo accesso alla Camera degli Atti, oltre che a adibire per i suoi annali un apparato di fonti molto ricco, fra cui anche fonti tratte dalla serie dei memoriali, approfittò anche per le sue ricerche personali sulle origini della propria famiglia, a cui teneva molto. Eppure in questa ricerca storico-genealogica, che ripeto, fra i primi gli consentiva di accedere alla serie dei memoriali, in questa sua ricerca operò, oggi diremmo, senza un'adeguata deontologia, perché sono note numerose opere di falsificazione
compiute da Savioli grazie alla sua grandissima abilità di calligrafo e falsificazione di documenti finalizzati a documentare in modo fittizio, in modo scorretto, documentare presenza dei suoi antenati nella vita cittadina bolognese, e falsificazioni che si inserirono come inserti fraudolenti anche nei memoriali. Quindi nei memoriali si riportano anche alcune inserzioni fraudolente realizzate da Savioli, cioè ciò che all'epoca della sua istituzione il fondo voleva per l'appunto evitare. Ma questo appunto fu uno dei pochi casi molto molto occasionali, molto episodici di valorizzazione storica e con tutto ciò che ne consiede, che ne consegue, della serie dei memoriali prima dell'istituzione dell'Archivio di Stato, perché questo evento, l'istituzione nel 1874 dell'Archivio di Stato, portò un grande cambiamento nella storiografia bolognese. La fonte dei memoriali fu di lì a poco trasferita dalla sede che ha citato Maddalena, cioè da Palazzo Renzo, nella prima sede dell'Archivio di Stato, cioè il Palazzo Galvani, e lì iniziò una valorizzazione un po' più sistematica della fonte, anche perché appunto in quel clima di rinnovamento della metodologia storica il richiamo era ad accedere alle fonti documentarie, come mai prima si era fatto il clima appunto della storiografia positivista. Ebbene, uno dei primi ricercatori animato da questo spirito nelle ricerche storiche, nell'Archivio di Stato e nella serie dei memoriali, fu un grande e talentuoso dilettante, intendendo con ciò che non svolgeva ricerca storica per professione, ma per dare sviluppo alla sua passione culturale, un grandioso dilettante che fu Giovanni Gozzadini. Giovanni Gozzadini, che nel redigere la sua opera più famosa, cioè La ricerca sulle torri bolognesi, fece ricorso sistematico alla serie dei memoriali. Ecco, il volume sulle torri bolognesi di Gozzadini potremmo considerare la prima opera della storiografia bolognese solidamente basata su fonti d'archivio, su fonti documentarie, fra cui appunto in modo molto significativo gli atti dei memoriali. Quella fu anche la prima opera storica pubblicata da Zanichelli, che da poco si era trasferito da Modena a Bologna e aveva avviato la sua impresa editoriale. Nel 1875 appunto Zanichelli pubblicò l'opera di Gozzadini, ma d'altra parte in quegli anni stava pubblicando anche le opere di Pasquale Villari, quindi Zanichelli, che era allora un giovane editore, ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione nella cultura storica cittadina e non solo della nuova storiografia di ispirazione positivista. Ecco, in questo clima si valorizzarono anche i memoriali, ma a parte Gozzadini in modo molto episodico. Uno degli episodi più rilevanti fu quello che è stato citato, relativo al sonetto della Garisenda, che fu pubblicato negli anni 70 dell'Ottocento da Giosuè Carducci e che è la prima testimonianza scritta dell'opera di Dante nel memoriale 69 appunto del grande notaio e calligrafo Enrichetto Delle Querce, che nel suo memoriale nel 1287 decide di trascrivere, in questo modo pubblicare, il sonetto di un giovane poeta che forse conosceva o che comunque aveva avuto sotto mano, il primo sonetto che la tradizione manoscritta universale conosca dell'opera di Dante, il sonetto della Garisenda. Quei ritrovamenti erano abbastanza episodici finché negli anni che precedettero il 1921, cioè il grande centenario dantesco, ed ecco che torna potentemente in scena la figura di Dante, perché nelle ricerche preparatorie del grande centenario del 1921 si fece una ricognizione quasi a tappeto dei memoriali, come anche di altre grandi serie dell'archivio giudiziario, per esempio, ma soprattutto dei memoriali degli anni di Dante.
dagli anni in cui Dante verosimilmente era a Bologna, cioè il 1285, 86, 87, di nuovo gli anni in cui probabilmente era a Bologna, cioè il 1301, i primi anni dell'esilio, e per tutti gli anni della vita di Dante fino al 1321 e anche dopo, quando c'è testimonianza della circolazione a Bologna della prima del primo manoscritto completo della Divina Commedia. Le ricerche in quegli anni che precedettero il 1921 erano condotte soprattutto da un grande dantista che era direttore dell'Archivio di Stato di Bologna, Giovanni Livi, e quei ricercatori furono percorsi da una febbre quasi ossessiva, perché cercavano nei memoriali la prova provata, indiscutibile, della presenza fisica di Dante a Bologna. Si sapeva che c'era stato, si sapeva che qui aveva studiato, si sapeva che qui aveva scritto parte del De Vulgari Eloquentia e del Convivio, quindi sicuramente era stato a Bologna, ma questa prova documentata non venne fuori, nonostante le ricerche strenue e alle volte quasi ossessive, quasi nevrotiche di quei valorosi ricercatori, quella prova documentaria non venne fuori, ma vennero fuori tantissime altre cose. Altri sonetti di Dante, alcune ballate di Dante, opere di Guinizelli, di Cino da Pistoia, di Cavalcanti, e poi testimonianze della poesia prestilnovista, cioè della scuola siciliana, della scuola toscana delle origini, Guittone d'Arezzo, e così via. Vennero fuori tante cose, ma non venne fuori la prova documentaria della presenza di Dante a Bologna. Nonostante questo fervore di ricerche e alcuni indubbi successi di quelle campagne di scandaglio della fonte, e come diceva uno dei maestri della mia giovinezza, cioè Gianfranco Orlandelli, commentando quella stagione di ricerche archivistiche, gli anni del centenario dantesco e le ricerche condotte nei memoriali furono sostanzialmente una splendida occasione perduta, perché quei valorosi ricercatori, animati dallo spirito dei tempi, cercavano però, come dire, lo scoop, il documento che tutto avrebbe risolto, e facendo questo, cercando quel documento, si lasciarono scorrere fra le mani, senza afferrarli, testimonianze preziosissime per la storia della città. Dice Orlandelli: la vita stessa della città passò fra le loro mani e non riuscirono ad afferrarla. Questa era una riflessione che Orlandelli faceva nel 1965 in occasione appunto di un altro importante centenario dantesco. Diciamo che quell'atteggiamento che portava alla ricerca di un documento, di un reperto, si faceva scorrere in vano fra le mani tutta una mole sterminata di documentazione. Quella fu un'occasione perduta, molte altre occasioni perdute abbiamo avuto nel corso degli anni. Io immagino, spero, auspico che questo progetto a cui stiamo lavorando ci metta un po' al riparo da perdere continuamente queste occasioni, perché non c'è dubbio che uno strumento così potente come quello che stiamo elaborando, e così analitico, così capace di catturare tutte le testimonianze, potenzialmente tutte le testimonianze su tutti gli aspetti della vita di quella comunità cittadina, ebbene uno strumento del genere non l'abbiamo mai posseduto. Quindi è verosimile pensare, sperare che in futuro le ricerche che si imposteranno su una fonte di così sterminata ricchezza, noi abbiamo detto alcune cose, ma non abbiamo detto neanche un centesimo della ricchezza che si contiene in questa fonte, ebbene questa ricchezza in qualche modo riusciremo a catturarla grazie a questo progetto che in questo modo tante menti valorose stanno elaborando. Ecco, direi che per avere un'idea della ricchezza della fonte e delle prospettive che questo progetto può mettere in campo, può bastare. Ringrazio tutti dell'attenzione, grazie. Bene, io direi che sono molto contento che Italia Medievale abbia guadagnato sul campo la possibilità, forse per prima, di presentare questo progetto in maniera così estesa. E quindi non posso che ringraziare tutti voi, quindi Tommaso Duranti, Maria Giuseppina Muzzarelli,
Maddalena Modesti e Massimo Giansanti per aver contribuito a questa presentazione. E ho solo una curiosità: qualcuno di voi ha già un'idea, più anche se vaga o ipotetica, di quando sarà possibile cominciare a consultare online anche una parte della documentazione? Chi mi può rispondere? Ma solo una parola per dire che se riusciremo ad ottenere un po' dei finanziamenti che sono indispensabili, questo sarebbe il prossimo passaggio. Quindi diciamo che il prossimo anno sarebbe il momento, prima possibilità di accedere direttamente e liberamente a quello che fino ad ora, o meglio fino ad allora, saremmo stati in grado di collocare all'interno di questa raccolta di dati. Purtroppo nulla o quasi si riesce a fare se non adeguatamente sostenuti, per cui ogni sistema è buono e ogni mezzo di comunicazione può facilitare questo passaggio, che è il momento più bello, più condiviso, più partecipato, e che è esattamente lo scopo del nostro lavoro: rendere fruibile, far partecipare e rendere tutti in grado di cercare, che ne so, un personaggio, le presenze femminili, una tipologia di contratto, i testamenti o altro. Noi vorremmo rendere disponibile a tutti, con un po' d'aiuto e un po' di fortuna contiamo di farcelo, almeno le prime prove forse il prossimo anno. Grazie Italia Viva, grazie ai colleghi, grazie a tutti. È un problema comune a tanti che fanno cultura in questo paese, purtroppo, ma senza i soldi non si riesce a costruire niente. Poi, come giustamente ha detto Tommaso Durante all'inizio, chi lavora deve essere retribuito, magari non in maniera eccessiva, ma retribuito per l'impegno e lo sforzo. Quindi grazie ancora a tutti e a presto, spero, con ulteriori novità su questa iniziativa. Grazie. Grazie molte, arrivederci a tutte. Grazie, grazie a voi, un saluto. Grazie a voi, arrivederci.